Sta lavorando la Lazio, sta lavorando soprattutto sul campo ma anche fuori con l'obiettivo di migliorarsi, perché la scorsa stagione dei biancocelesti è stata indubbiamente positiva, perché quando vinci un trofeo la stagione è positiva soprattutto se non ti chiami Juventus, e negli ultimi anni la seconda squadra più vincente d'Italia è stata proprio la Lazio, però è stata una stagione che ha anche lasciato qualche piccola recriminazione, perché comunque il campionato non è andato benissimo, la Lazio non è riuscita ad entrare nelle prime quattro e dunque ad accedere alla Champions League, non è riuscita per la verità ad entrare anche nelle prime sette, visto che è arrivata all'ottavo posto, però la conquista della Coppa Italia le permette di essere ancora una volta protagonista in Europa League, ed è una squadra, quella del presidente Lotito, che si sta preparando con quello che è diventato un po' il suo stile degli ultimi anni, non uno stile di basso profilo, ma uno stile che io definirei laborioso e silenzioso, perché la Lazio non partecipa a tournée esotiche, ma lavora nell'ormai stabile sede del Cadore per preparare la stagione, non è protagonista di grandi annunci o di grandi voci di mercato che poi magari non arrivano a compimento, ma lavora sempre contando sulla grande capacità di scouting del suo DS Tare per arrivare ai profili giusti, profili che permettano di continuare questa gestione finanziaria del club che lo tiene al riparo da qualsiasi tipo di scossone, ma anche che permettono di poter puntellare e migliorare una rosa che effettivamente dopo l'anno scorso aveva bisogno degli innesti mirati e che da qui all'inizio del campionato, meglio da qui alla fine del mercato, dovrà subire ancora qualche piccolo intervento, magari neanche troppo piccolo. Che Lazio ha in mano Simone Inzaghi e che Lazio dovrebbe avere alla fine di questo mese di agosto? La Lazio che ha in mano Simone Inzaghi è una squadra sulla quale sono già state fatte delle operazioni che erano necessarie e che era necessario fare fin da subito per poter permettere al tecnico di lavorare su questi profili e sulle dinamiche fin dall'inizio del ritiro di Auronzo Di Cadore. Innanzitutto partiamo dalla conferma di Simone Inzaghi. Non era una cosa scontata dopo la fine della stagione scorsa, ci sono stati anche dei giorni di mini tensione fra il club e il tecnico, o meglio dei giorni di silenzio in cui non c'erano certezze. Io penso che la scelta da parte di Simone Inzaghi e da parte della Lazio sia stata quella giusta. Questo è un progetto che deve andare avanti, è un progetto che è cresciuto, che è stato molto ben guidato dall'allenatore. È chiaro, potevano esserci delle prospettive ancora più alte, però continuare a lavorare in questo modo e continuare a lavorare su questa squadra è la garanzia per Simone Inzaghi di poter dimostrare ancora una volta di valere il massimo del livello, e per la Lazio non cambiare vuol dire proseguire su una strada che comunque, come vi dicevo, è stata soddisfacente. La Lazio ha iniziato il suo mercato mettendo immediatamente dentro tre pedine che vanno a lavorare su quello che è il comparto difensivo e soprattutto il settore degli esterni, quello che secondo me nella scorsa stagione è stato maggiormente carente. In difesa è arrivato un profilo non molto conosciuto al grande pubblico, ma un profilo interessante da analizzare. Si tratta di Vavro, 23enne difensore che arriva dal Copenaghen, dove ha avuto la possibilità anche di misurarsi in Europa League, un difensore che impressiona immediatamente per mole, per struttura, è alto più di 1,90 m, ha una figura veramente imponente, è uno che in marcatura lavora molto sulla lotta, sul confronto muscolare, e se ti arriva addosso uno come Vavro è molto difficile che tu riesca a batterlo nel duello corpo a corpo. È anche un giocatore che ha un più che buon livello tecnico, è stato rigorista nella sua squadra precedente, ha la capacità di impostare, ha la capacità di lavorare con il pallone. Non si tratta di una scommessa, magari una scommessa sul piano sportivo, sicuramente non su quello economico, perché è stato pagato 12 milioni, di conseguenza un investimento del genere da parte di un club che lavora come lavora la Lazio vuol dire che ci sono delle certezze, e raramente Tare si è sbagliato soprattutto sugli investimenti in doppia cifra. Qualche perplessità sulla figura di Vavro può arrivare da questi aspetti. Uno, non ha mai giocato con la difesa a 3, è sempre stato abituato a giocare a 4 e per questo Inzaghi lo ha voluto fin dal primo giorno di ritiro. Due, è vero, è roccioso, è forte di testa, è tecnico, bisogna valutarlo in un campionato di massimo livello come la Serie A e addirittura nelle competizioni internazionali sotto il piano della velocità e della reattività. Queste sono le risposte che dovrà dare Vavro, che entra in un reparto che l'anno scorso, soprattutto all'inizio, qualche problemino l'ho avuto, ma nel quale poi è emersa alla grande la figura di Acerbi, chiamato
a sostituire un punto di riferimento partente come De Vrij, Acerbi si è dimostrato uno di quei difensori italiani che non sono più nell'età della fioritura, non sono più dei profili rampanti e futuribili, ma sono delle certezze stabilizzate, anche volendo in ottica nazionale, perché gente come Acerbi appunto, o magari come Izzo, reduce una grande stagione al Torino, ne parlavamo con Filippo Galli in un video di qualche tempo fa, possono diventare delle opzioni anche per Mancini. Per il resto il reparto difensivo della Lazio conta su Felipe Luis e si spera che possa fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso quando era atteso all'imposizione, su Wallace, su Radu, anche in questo caso l'inizio dell'estate è stato un po' tellurico ma alla fine tutto è rientrato e il romeno rimane un grande referente della difesa, c'è anche il giovane Silva, questo mi fa pensare che possa magari mancare un profilo, è vero che al limite può essere adattato Patrick come è successo l'anno scorso, però per avere piena certezza in un reparto che gioca con tre centrali e dunque ha bisogno di un roster piuttosto lungo, magari trovare il modo di inserire un difensore mancino, magari veloce, che possa portare cose che non ci sono al momento in questa difesa, potrebbe essere una buona idea, ma parliamo di operazioni di completamento della rosa e non di cose delle quali la Lazio ha bisogno immediatamente. Di cosa aveva bisogno subito? Di due esterni nuovi, di due esterni che potessero alzare il livello sulle corsie, e in questo senso le operazioni sono state molto molto interessanti. È arrivato Lazzari per la fascia destra, è arrivato anche con un'operazione secondo me economicamente strepitosa, perché arrivare a mettere le mani su un profilo del genere spendendo meno di 10 milioni e sacrificando un giocatore che comunque era sacrificabile come Murgia vuol dire aver imbastito una trattativa nel modo migliore possibile, perché Lazzari è una certezza in Serie A, lo ha dimostrato in due anni con la SPAL, giocatore che dà delle garanzie sul piano della capacità di equilibrio difensivo e che soprattutto ara la fascia con una continuità entusiasmante anche a livello di assist. Lazzari presenta un piede assolutamente educato, assolutamente efficace, miglior innesto non si poteva fare con questo tipo di cifre e di budget per la fascia destra della Lazio. Così come è estremamente intrigante l'operazione e il pensiero avuto da Iglitare per quanto riguarda la fascia sinistra, perché da quella parte non è arrivato uno specialista del ruolo, è arrivato un giocatore che ha sempre giocato in situazioni tattiche diverse e in posizioni leggermente differenti da quella dell'esterno a tutta fascia, ma un giocatore che sul piano della qualità alza di molto l'asticella. Sto parlando di Johnny, arrivato dal Malaga. Johnny è sempre stato un esterno alto da 4-4-2, un mancino che gioca a sinistra, quindi un'ala pura che arriva sul fondo e ci arriva molto bene. L'anno scorso in Liga è stato il terzo miglior assist man del campionato e parliamo del massimo campionato spagnolo, il campionato più tecnico del pianeta. Più assist di lui li hanno forniti solo Sarabia, che è andato al Paris Saint-Germain dal Siviglia, e Leo Messi, che è Leo Messi. Bisogna vedere come Johnny si adatterà a fare il quinto da quella parte, a fare il laterale a tutta fascia, perché ripeto, non ha mai fatto neanche il terzino, è sempre stato un'ala di spinta, però ha la corsa per poterlo fare, ha anche la maturità mentale per poter immagazzinare le volontà di Inzaghi e tradurle, soprattutto anche in questo caso c'è un piede mancino di qualità massima. Per quanto riguarda veramente la capacità tecnica, non so se ci siano esterni a tutta fascia nel campionato italiano con più qualità rispetto a Johnny. Anche in questo caso qualche dubbio viene portato appunto dalla sua adattabilità difensiva, anche dal fatto che non è altissimo, per questo dicevo che dalla sua parte magari portare un profilo che lo tamponi per bene, che sia anche veloce nel chiudere i buchi, potrebbe essere un qualcosa di interessante, però sulle fasce arrivare a Lazzari e Johnny merita assolutamente un plauso. Ora bisogna parlare di tutto il resto, perché è sistemata la difesa con Vavro, sistemate le fasce dove comunque rimangono anche alternative come Marusic, che è infortunato e che si spera di poter riportare ad essere quello della prima stagione alla Lazio, non quello dell'ultima. C'è sempre il veterano Lulic che torna utile in tantissime posizioni. I ragionamenti più importanti e più impattanti si fanno attorno al centrocampo e si fanno inevitabilmente attorno alla figura di Sergej Milinkovic-Savic, la grande stella della Lazio, anche il grande gioiello nella vetrina del presidente Lotito. Ad oggi non ci sono ancora notizie definitive, Lotito ha appena
parlato, ha detto se arriveranno offerte le ascolteremo, se non arriveranno nessun problema, anzi Milinkovic-Savic è preteso dal Manchester United e credo che anche per lui questa sia un'occasione decisamente succulenta, ha l'ambizione di misurarsi con un grande club europeo. Dovesse uscire Milinkovic-Savic dal centrocampo della Lazio, ci sarebbe un tesoretto assolutamente significativo da utilizzare, ci sarebbe soprattutto la necessità di prendere un profilo all'altezza o che comunque possa far ripetere quella che è stata l'operazione sul serbo. Si sono fatti un po' di nomi, o meglio li ha fatti la stampa, il club come sempre lavora decisamente sotto traccia. Un nome che sembra essere caduto, e mi dispiace perché si tratta di un giocatore interessante, è quello del turco del Trabzonspor, Yazici, che sembra ormai essere molto vicino al Lille, che dopo aver stramonetizzato le cessioni di Pepe e Emerson Leao, adesso ha il portafoglio gonfio per andare subito a prendere i giocatori per il nuovo progetto. E Yazici è uno che avrei voluto vedere in Serie A, perché si tratta di un ragazzo giovane di 22 anni, un mancino, un 10 puro con i colpi illuminati del fantasista, ma anche con una fisicità importante, giocatore alto 1,83 m e strutturalmente molto forte nella parte alta del corpo a livello muscolare. È uno anche che ha un gioco differente, un gioco abbastanza unico, è uno di quei giocatori che quando la squadra sta impostando ti sembra che stiano caracollando per il campo, magari un po' specchiandosi, e invece no, è tutto un inganno, aspetta solo il momento di poter accelerare, di poter bruciare una difesa magari con la tensione un filo allentata. È uno che si inserisce, è uno che svaria, è uno che viene incontro, che lavora il pallone con intelligenza, che lo difende, che porta gol, che porta assist, insomma era un bel profilo quello di Yazici, ve l'ho voluto raccontare per questo, perché magari sarà un protagonista in atteso della prossima stagione di calcio internazionale. Però salvo incredibili cataclismi, salvo una rottura improvvisa con il Lille, ma ormai ci siamo, si sta definendo il tutto, non arriverà alla Lazio. E allora si fanno un po' di altri nomi per questo ruolo di mezzala offensiva, un ruolo che secondo me sta diventando sempre più importante, sempre più centrale nello sviluppo ultramoderno del grande calcio. Si è parlato di profili differenti. Io mi concentrerei soprattutto su uno: se la Lazio dovesse arrivare a prendere Dominik Szoboszlai del Salisburgo, farebbe secondo me un colpo gigantesco, perché è vero che questo è un ragazzo molto giovane, nato nell'ottobre del 2000, quindi neanche 19enne, dovrebbe adattarsi, dovrebbe essere lavorato, però veder giocare Szoboszlai non solo a livello giovanile ma anche con il Salisburgo dà veramente l'impressione di essere di fronte a un profilo altissimo, gigante, meraviglioso. Chi è Szoboszlai? Szoboszlai è l'immagine del centrocampista moderno, una sorta di fusione fra la mezzala di incursione e l'organizzatore di gioco. Lui, scherzando, si è autodefinito un incrocio fra Milinkovic-Savic e Toni Kroos, lasciando perdere i paragoni che sono sempre dannosi, soprattutto per i ragazzi giovani, e poi tutti i giocatori sono differenti, non c'è mai qualcuno che è davvero il nuovo qualcun altro. Szoboszlai sta in quelle zone di campo, è un giocatore che ha un fisico impressionante perché è alto 1,85 m, pur essendo un giocatore estremamente tecnico, un destro che va ad agire centralmente o preferibilmente sull'intermedio di sinistra, però può stare anche sull'intermedio di destra, insomma dipende dallo sviluppo del gioco, non ha problemi ad occupare qualsiasi tipo di posizione a centrocampo. È un ragazzo che ha potenza fisica, ha cambio di passo, soprattutto a un livello tecnico e un'eleganza veramente notevoli. E poi è un cecchino, è un tiratore, sia su calcio da fermo che su azione, ha potenza, ha precisione, ha stile. Ogni tanto anche lui sembra un filino specchiarsi, però non credo che sia spacconeria, più che altro spavalderia tecnica, che è una cosa molto importante per un ragazzo così giovane, e la ricerca costante del bello, della qualità del calcio. Io spero che Szoboszlai possa arrivare in Italia, perché per la Lazio sarebbe un'operazione enorme a livello di programmi futuri, ma già efficace per l'immediato, e poi porterebbe uno dei più grandi talenti del mondo, un giocatore di altissimo livello tecnico nel nostro campionato, e ne abbiamo bisogno.
Per il resto, il centrocampo della Lazio si impernierà ancora una volta sulla figura di Lucas Leiva come riferimento basso. Sembra intenzionata a confermare Luis Alberto, per cui ancora la tecnica dello spagnolo magari un po' più focalizzato fin dall'inizio della stagione. In mezzo al campo potrebbe esserci la necessità di un giocatore dinamico, perché Parolo rimane un elemento centrale, però ha sempre un anno in più e con la doppia competizione va gestito. C'è Cataldi che in certi momenti ha dato delle buone sensazioni, però non so quanto possa essere un profilo affidabile se si vuole arrivare fra le prime quattro e fare strada in Europa. Per cui un elemento che sappia dare dell'intensità ma anche della qualità al gioco in mezzo al campo potrebbe essere una buona idea. Oh, ci sarebbe anche Valon Berisha, uno che non ha dimostrato niente nella sua prima annata italiana ma che ha i valori per essere un elemento importante. Se risolverà i problemi fisici potrà magari essere una sorpresa stagionale, però come vi ho detto in difesa, magari un profilo in più, un mancino veloce da piazzare sul centro-sinistra, vi dico magari in mezzo al campo un profilo in più, uno di lotta e di governo come si diceva una volta, potrebbe allungare in modo prezioso il roster di Inzaghi. Davanti rimangono Immobile che l'anno scorso è stato buono ma non buonissimo, ci si aspetta addirittura qualcosa in più da quello che è comunque il faro offensivo della squadra e un trascinatore che porta garanzie. C'è Correa, se Correa quest'anno matura definitivamente, riesce a tradurre concretamente e con continuità sul campo il suo incommensurabile talento, può diventare l'epicentro tecnico della squadra e in questo senso ci potrebbe anche stare sostituire Milinkovic-Savic con un giocatore più di prospettiva che non di immediato. Correa ha le caratteristiche e le capacità per diventare un leader, un uomo squadra, un uomo attorno a cui costruire un progetto tecnico. Per farlo deve prendere continuità e questa è la stagione per il tucumano. In più c'è Caicedo come alternativa. Caicedo è un giocatore che può essere utile in questi panni, però potrebbe avere anche delle richieste per andare a giocare da titolare in altri lidi. C'è il Boca Juniors ad esempio che deve prendere un centravanti per rimpiazzare la partenza del Pipa Benedetto e potrebbe gradire l'Ecuador. Vedremo quel che succederà. Anche in questo caso, se devo pensare a un qualcosa che potrebbe servire alla Lazio per migliorarsi definitivamente, allora vi dico un colpitore di testa, una punta fisica, uno che domini i cieli, perché in questa squadra dove sono entrati, come vi dicevo, due esterni in grado di essere molto produttivi e molto qualitativi al cross, manca quello che in Spagna chiamano il cabeceador, il colpitore di testa. Oltretutto, se dovesse partire Milinkovic-Savic, uscirebbe uno che con i suoi inserimenti aerei tante volte ha fatto la differenza. E allora, sentendo nominare Fernando Llorente, che adesso è svincolato dopo la stagione al Tottenham, penso che potrebbe non essere una brutta idea, un profilo che arriverebbe ad allungare anche in questo caso il roster senza pretese di titolarità, con un curriculum in grado di portare esperienza e qualità e ancora in uno stato comunque efficace, perché l'anno scorso per il Tottenham Llorente è stato discretamente importante durante l'infortunio di Kane per arrivare fino alla finale di Champions League. Insomma, è una Lazio che silenziosamente ha lavorato ancora bene, perché Vavro, Gioni e Lazzari sono profili molto utili. Adesso dovrà completare la propria trasformazione. Vedremo se uscirà effettivamente Milinkovic-Savic, io credo di sì. Vedremo chi arriverà al suo posto, vedremo come completerà la rosa il DS Tare. Di certo l'obiettivo è quello di migliorare la squadra. Un trofeo è stato vinto l'anno scorso, c'è la possibilità ancora di giocare su tre fronti, ma la Lazio con questo allenatore, con questo tipo di evoluzione, può ambire anche a qualcosa di più in campionato.